Ciao a tutti e bentornati su Crusader Kings 2 e bentornati alla nostra partita con Stannis Baratheon. Stannis Baratheon che ieri incredibilmente siamo riusciti a condurre al Trono di Spade. Un trono che però per ora è molto 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 traballante. Per questo ho deciso di continuare la partita per vedere se riusciremo a tenere il nostro Stannis qui sul trono. Allora, andando a rivedere un pochettino com'è la situazione, in questo momento abbiamo Casa Martell, che sicuramente non ci appoggiava e sicuramente non ci vuole bene. Casa Tyrell, che sicuramente non ci appoggiava e sicuramente non ci vuole bene. Casa Lannister, che ci odia a morte, ma mi stupisco solo che lei sia ancora non sia prigioniera, questa cosa mi inquieta. Casa Frey, che sicuramente ci odia a morte e che dovremmo fargli qualcosa. Lui che vabbè, lui è un cretino, ma pazienza. Oh, siamo messi malissimo, siamo messi veramente malissimo. Vabbè, allora, immagino che tra poco ci sarà una guerra tra le grandi potenze, quindi insomma, autoassegni i comandanti, mettiamo delle nuove posizioni, vediamo un po' chi potremmo mettere, anche quanta gente senza... né arte né parte. Vabbè, mettiamo lui, va. Meglio. Allora, sicuramente dovremmo iniziare a distribuire qualche titolo. Ora, io pensavo, visto che dovremmo distribuire il titolo di Lord delle Terre di Capotempesta, potremmo cercare, non so che fine possa aver fatto, Lord Aegon di Rainhouse, direi proprio di no. Però te forse potremmo farti fidanzare. Un bel matrimonio con Shirin, me lo accetti? No, vero? Vediamo un poco, chi possiamo mettere? Ah, aspetta un attimo, ci dovrebbe essere nel nostro concilio un uomo che dovremmo poter... Eccolo qua, Ser Davos. Alta signoria di Rhinewood, perfetto. E gli assegniamo il regno delle Stormlands con anche i titoli minori. Anche se forse qualche altro titolo l'avrei dato. Posso trasferirti il vassallaggio? Sì, vediamo un attimino. Io ti trasferirei il vassallaggio. Oh, Dragon Gate, no. Vediamo un poco. Quanti cazzo di vassalli ho? Allora, vediamo quelli di Capotempesta. Che dovrebbero essere riconoscibili, teoricamente. Stormlander, Langwater Hall. Stormlander, Veilmon. Niente, tutta gente che non mi interessa. Perché non posso trasferirti direttamente lui? Perché tu sei già suo protetto. Tu invece sei... beh, voi non siete neanche miei, quindi direi che non ce se ne fa più. Vabbè, finché siete suoi vassalli va tutto bene. Ok, quindi direi che almeno questo l'abbiamo fatta. Ora sicuramente avremo un sacco di casini, e anche perché immagino che avremo preso un bel po'... ok, abbiamo vinto una guerra e fin qua va tutto bene. Quindi abbiamo una nuova ambizione da prendere. Avere un figlio? Posso mandarla via? Perdendo 100 di pietà. Per fare un nuovo matrimonio. Allora, Tommen Waters. No, giudicherò tutta la sua famiglia. Mandalo pure in galera. Loras Tyrell, lascialo andare, così i Tyrell ci vorranno bene. Boros Blunt, lascialo andare. Questa sì, direi che possiamo lasciarli andare. Lui anche. Lancel Lannister. Lord Lancel Lannister, Lord di Derry. Ci odia, il suo erede è Ser Kevan. No, prigioniamo i Lannister. Assolutamente Lord Verranni lo facciamo andare. Lei la mandiamo in galera. Roderick Forrester lo lasciamo andare. Brienne di Tarth lo lasciamo andare. Valder Frey lo imprigioniamo.
Lui lo lasciamo andare, Jason Mallister li lasciamo andare assolutamente tutti. Willa Stirrell lo lasciamo andare. Perfetto. Ok. Lord Paramount Cersei ci ha dichiarato guerra. Lord Varder ci ha dichiarato guerra. Ser Kivan lo lasciamo andare. Lui lo lasciamo nel dungeon. Lui lo lasciamo nel dungeon. Lei lo lasciamo nel dungeon. Ok. The Crossing ce l'hanno con noi, ovviamente. Gli chiediamo di unirci. Liberala, ovviamente, così che magari presto si possano... No, i Lannister possono stare qua dove sono. Ok, direi che adesso siamo a posto. Ora dobbiamo cercare di fare un esercito. I nostri avversari saranno sicuramente i Lannister e i Frey. Ma in più abbiamo Lord Paramount Roose lassù da far fuori. Ora, vediamo se riusciamo a ricavare qualche truppa dai nostri vassalli. Beh, non proprio tantissima, essere sinceri. No, voglio tutti che vi riuniate qua. Voi vi dovete riunire tutti invece qui. E voi anche vi dovete riunire qui. Ok. I miei vassalli dovrebbero presto aiutarmi, si spera. I Lannister possono stare dove stanno. Ok, dichiariamo guerra anche ai White Walker, giusto perché non ci manca niente per farlo. Speriamo che ci aiutino. Margaery Tyrell. Ma non l'abbiamo liberata. Ok, uniamoci a lui. Uniamoci ovviamente anche a lui. Intravedevo, ma non hanno tutte queste truppe i Lannister obiettivamente. 2900. Qua ne hanno un pochettino di più. Prendiamole qua a sud, va. Così si uniscono a loro. Oh, benissimo. Abbiamo fatto. Ci siamo liberati. Ora dovremo cercare un nuovo matrimonio. Vediamo un po'. Tu hai delle sorelle. Lady Margaery. Potrei fargli sposare Lady Margaery. Vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Ah, però lui è a capo di... è da lei. Quindi lei è a capo di... è da lei. Quindi per ora la lasciamo dove sta. Quando riusciremo, se tutto va bene, a... Lord Dagon per il trono di spade. Quando, se tutto va bene, dovremmo riuscire a schiacciarla, allora magari potremo sposarla. Queste truppe qua ci sono alleate, questa è una cosa ottima. I Frey hanno pochissime truppe. No, però lasciamolo stare, non è il suo colpo. Non è colpa sua. Imprigioniamo lei. Vorrei evitare di avere possibili opposizioni. Un nuovo Lord Comandante. Com'è la situazione quassù? Per ora c'è questo esercito che stanno craccando, ma per ora sono abbastanza tranquilli. 10%, qui le truppe mie alleate stanno probabilmente massacrando e questo non è assolutamente male. Uniamo un attimino queste truppe qua e mandiamole a massacrare un pochettino di Lannister. Intanto se si sbrigano magari le riuniamo anche. Perfetto. Ok. Dov'è che abbiamo vinto? Oh, benissimo. Riuniamo anche queste armate. Credo che queste, ok, queste qua non possono ovviamente esserci di alcuna utilità, quindi le teniamo qui. Qui stiamo massacrando un altro esercito Lannister, ci stiamo facendo strada molto bene attraverso i loro territori. E adesso ci riuniamo qua e andiamo a massacrare un pochettino di Frey.
Sua vostra grazia, voglio il permesso di viaggiare nelle terre per diffondere il fatto di Rollor. Va bene, fallo. Potrebbe essere un grosso problema. Continuiamo a vincere, ci stiamo facendo strada attraverso i territori dei Lannister. E spero che se tutto va bene, continueremo a farlo. Andiamo magari a massacrare i Frey. Bene, direi che ciò che rimaneva dell'esercito Lannister ha più o meno smesso di esistere. Tu sposa chi cazzo ti pare. Abbiamo perso un assedio, ma credo che durerà poco questo assedio vittorioso da parte loro, perché li stiamo andando a massacrare. E difatti li abbiamo massacrati. Caritatevole, va bene, dai, così avrà delle migliori rapporti. Allora, vediamo un poco. Qui è quasi, siamo a buon punto. Tu riprendi un attimino questa fortezza e poi se ti permetti, vai a prendere l'oro. Poi anzi, sì, vai a prendere l'oro e poi ci avanceremo verso nord e porremo fine a questa ribellione. Mentre fortunatamente per ora i White Walker non vengono giù da sud, quindi insomma, per ora andiamo molto bene. No, non ho intenzione di fare casini. Voi state assediando, perfetto. Continuate questo assedio finché ce ne sarà modo. Tra l'altro dovrei aver raccolto altre truppe. Ma io l'avevo già forse liberato lui. Kevan Lannister rompe le balle. Come siamo messi lui? Decapitiamolo. Perfetto, ci siamo liberati anche di lui, che in effetti è una cosa che credo avrebbe ampiamente fatto, perché non aveva molto senso tenerlo in vita, visto che lo considera sicuramente un traditore. Facciamo rientrare le navi in porto, poi le disbandiamo. Perfetto, abbiamo una nuova guardia giurata, sembra un'altra cosa, una cappa bianca. Queste nostre armate stanno avanzando, qui ci sono delle truppe Lannister, ma direi che non fanno molto. Diventa pure reggente designata. Direi che qua lo scontro è finito. Lord Lancel di Derry è scappato, ma non è un grosso problema. Sposa pure chi vuoi. Tra l'altro è mia moglie, la mia ex moglie. Ok. Dopo questa vittoria anche le truppe dell'altopiano si sono unite a noi. Diamolo pure a Lolly Stockworth. Non mi interessa avere nuove terre da gestire, dovrei semplicemente assegnarle, quindi direi che mi va bene così. Perfetto. Queste armate le mandiamo verso nord a massacrare loro. Perderà ovviamente lui. Lasciamolo dove sta e assegniamo a Jason Mallister, che mi sembra una buona cosa, il regno del tridente. Perfetto. Oh, le armate della valle si sono unite a noi, quindi direi che va tutto molto bene. Adesso probabilmente arriveranno, eccoli qua. Per favore, vi unite a noi in questo scontro contro di loro. Tu offri pace. Perfetto. Siamo riusciti a porre fine anche alla guerra nord, quindi il nord è tornato in mano agli Stark. Tu torna verso sud per ora, in attesa poi di riunirsi per andare ad ammazzare i White Walkers. Beh, oddio, se trovassimo già qualche esercitino di White Walkers da massacrare non sarebbe male. Ok.
I Bolton possono stare dove sono. Per ora direi che non è mio interesse richiamarli. Vediamo un pochettino. Va bene. Anche perché a meno di miracoli temo che sarà la mia successrice. Dai, su. Massacriamoli. Non voglio perdere troppe truppe perché ho paura poi dei White Walkers a nord, però... Va bene, diamolo a Littlefinger così magari mi torna un pochettino amica. Non è diventata una gran figlia. Non è diventata molto brava la nostra figlia. Perfetto, anche Dorn, quindi ormai gli unici reami che non ci sono fedeli sono i Lannister. L'unico reame è l'Occidente, gli altri si sono tutti uniti a noi. Quindi insomma la guerra è all'incirca conclusa, credo che siamo riusciti a riunificare veramente il trono di spade sotto di noi. Direi di quasi lanciare un'offensiva e chiuderla qui. Perfetto. Offri la pace. Vediamo un attimino. No, aspetta un attimo, scusatemi. Io volevo... Ok, volevo Cersei. Tu hai un figlio chiamato Tommen, una moglie chiamata Lady Margaery, porco cane, si è già sposato con Sir Merry Florent. L'avrei fatta voluta sposare io. Ah, i Martell, avete forse una figlia? È già sposata Arianna, ovviamente. Tristan è sposato e non ha figli. Oh, lui. Sir Stefan. Questo ti facciamo sposare con nostra figlia, no? Allora, tra nostra figlia, Shirin e... No, Stefan non si può fare. E quindi... E quindi che caspita faccio sposare a sta gente? Tu sei già fidanzato? No, direi no, assolutamente di no. Oh, vediamo un po'. Tu ovviamente... Non sei interessato, peggio ancora. Matrilineare, però ovviamente no. No. Ah, no, infatti direi che è praticamente impossibile ottenere questo titolo. Solo che non sarebbero della nostra dinastia e quello sarebbe un bel problema. Qui ce ne sono 18.000 di White Walkers, però... Piccolo numero, piccolo piccolo numero. Niente di particolare. Domani qua abbiamo un po' di armate pronte a portarli al massacro. Va bene ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Intanto magari cercherò di trovare un modo di far sposare qualcuno dei miei. I Greyjoy sono nostri vassalli? Direi proprio di no. La regina Victaria. La sorella credo sia morta. Arlon, Donel, Balon. Dovreste avere dei figli? No, Tion è l'unico ancora vivo. Ma potrebbe avere qualche piccolo problema. Crippled. Vabbè, direi che non va tanto bene. Ok ragazzi, direi che ci fermiamo qua. Domani cercheremo una sistemazione per le terre dei Lannister. Ma soprattutto domani... Anzi, questa gliela togliamo subito. Perfetto. Ok. Ok, abbiamo preso da Cersei. Troviamo solamente un successore per Cersei, che direbbe essere la famiglia Crackle. Mi sembra. Perfetto, con i titoli più bassi. Ok. Quindi abbiamo nuovamente dei nostri lord, dovremmo spazzare via questi quattro minchioni qui, ma lo faremo credo in un attimo.
Perfetto. E poi la prossima volta. La prossima volta, cioè domani, in realtà così credo chiuderemo se andrà tutto bene. La prossima volta vedremo di chiudere, di attaccare, di chiudere, però vedo non è detto, di attaccare lassù a nord ciò che rimane, o meglio, la potenza degli estranei, che stanno tra l'altro iniziando a espandersi, e cercare di ottenere una vittoria. Ci vediamo domani, attaccheremo gli estranei, cercheremo di portarci a casa la vittoria e vedremo cosa ne possiamo ottenere. A domani! Ciao ciao!